Quando si parla di startup in Italia spesso si fa riferimento all'aspetto prettamente tecnologico. Qual è invece la situazione dell'innovazione sociale in Italia e che tipo di opportunità offre il bando Welfare che impresa alle startup sociali? Sì, dunque, in Italia diciamo che il mondo delle start-up ha sicuramente una connotazione fortemente tecnologica ed è una cosa che comunque come Fondazione Italiana Accenture appoggiamo e incentiviamo perché riteniamo che le tecnologie possano essere un fattore abilitante per lo sviluppo di progetti. Ma non è solo questo elemento, è importante infatti riuscire a diffondere delle competenze, delle conoscenze, condivisioni di esperienze, ma proprio anche di competenze specifiche nella fase di progettazione, ad esempio, dove un elemento fondamentale è la sostenibilità economica. Ad esempio la scalabilità, la replicabilità, sono tutti elementi che se li ritroviamo all'interno di un progetto le probabilità di successo sono maggiori. E un esempio è l'iniziativa che siamo qui a promuovere oggi che è Welfare che Impresa, questo bando proprio dedicato alle start-up nello specifico sociali, quindi organizzazioni non profit nate da non più di 36 mesi, che ha l'obiettivo di premiare i due migliori progetti che abbiano come caratteristiche la creazione di occupazione in soggetti svantaggiati, la generazione di impatto sociale, l'utilizzo di nuove tecnologie e proprio la sostenibilità economica. E attraverso questo percorso di partecipazione al bando che è disponibile sul sito welfarecheimpresa.idea360.it, vogliamo fare proprio un passaggio di formazione attraverso una piattaforma e-learning per tutti i partecipanti al concorso, dei workshop formativi fisici per i finalisti e infine il percorso di incubazione per i due vincitori. Allora, che cos'è per voi l'innovazione e nello specifico l'innovazione sociale? E quali caratteristiche specifiche devono avere le start-up che potrebbero essere le possibili vincitrici, diciamo, del concorso? Innovazione è un termine molto ampio e molto utilizzato in questo ultimo periodo. Innovazione vuol dire non solo innovazione tecnologica, come dicevamo, ma proprio innovazione di processi, innovazione di modelli, innovazione nelle competenze, ma soprattutto nella condivisione di esperienze, di creazione di sinergie, di collaborazioni. Infatti riteniamo che il poter mettere a sistema le proprie esperienze con quella realizzata da altri, anche da organizzazioni di natura diversa come il mondo profit, non profit, il pubblico. Quindi questa commistione di esperienze e di competenze può davvero aiutare a creare delle start-up e comunque poi dei progetti che abbiano un reale impatto sociale. E cosa significa per voi essere oggi al sud a promuovere questo progetto in una regione particolarmente difficile dal punto di vista del fare impresa come la Calabria? Siamo veramente molto contenti di essere qui e dell'invito ricevuto dalla Regione Calabria. Per noi è la prima volta, devo dire, che veniamo a partecipare a un evento nel sud, ma semplicemente perché essendo localizzati a Milano ci viene più facile creare relazioni o iniziative sul territorio. Invece questa volta abbiamo veramente voluto arrivare fino al sud Italia perché Calabria è una regione ricca di esperienze positive, di casi virtuosi che devono essere semplicemente raccontati, devono ricevere visibilità per diventare degli esempi, come ad esempio Campus Goel, che è uno dei nostri partner in questa iniziativa, immagino farà. Ok, grazie. Grazie.